Raghi, oggi alcuni di voi fan mi hanno dato un nickname da controllare su Roblox. In pratica avete detto che un tizio che è un tizio molto strano e mi avete chiesto se potevo controllarlo. Ho detto sì, ma in realtà non mi sembra nemmeno un tizio troppo strano. Ho notato solo una cosa strana, che lui è un noob, ma che si è comprato 800 Robux di hotel di sole, ragazzi, a quanto pare, di real estate su Brookhaven. Però sembra una cosa carina. Ha fatto un hotel solo per ragazze, i ragazzi non sono accettati qui. Per prenotazioni suona il campanello, quindi sono una ragazza, posso entrare? Andiamo a vedere. Ecco, l'ha fatta tutta rosa, molto carina. Il campanello è questo. Mi sente? Mi sente? Ok, perfetto. Salve! Ah, ecco, è proprio un noob. Buongiorno, buongiorno. Un po' paurosa con quella faccia, però ok. Prego, prego, entra. Salve, sono qui per l'hotel. Benvenuta. Grazie, grazie. Oh mio Dio, i palloncini, così, i fuochi d'artificio. Vabbè, bellissimo. Ragazzi, hotel 5 stelle questo. Che bello, grazie. Senta, vorrei una stanza. Sta continuando a mettere i fuochi d'artificio. Vabbè, ok, lo apprezzo, lo sappia. Prego, di qui. Ok, dove mi sta portando? Ah, direttamente alla camera. Ok, abbiamo queste camere. Oh, carina, carina. Questa qui c'è, ah, non ha la veranda, però c'è fuori. Questa è 100 Robux, carina. Oh mio Dio, 100 Robux, ragazzi. Certo che si può permettere l'hotel. Fa pagare 100 Robux a notte sto qua. Oppure, ah ok, mi sta portando qui. Ah no, questa è uguale all'altra, quindi tutte queste stanze sono 100 Robux. E qui immagino ci sia il bagno tipo in comune. Ah, no, ok, questa col bagno a fianco. Ma non è una con il bagno in camera, tipo, non lo so, il piano di sopra o... Sì, sì, ah, perfetto, perfetto. L'unica libera è questa. Ah, ok, ho capito, ho capito. Ci saranno altre persone in questo hotel. Perfetto, però c'è il bagno, l'armadio. Sì, 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 questa. 400 Robux. Rai, che cosa faccio per una notte? Vabbè, dai, tanto devo investigare. Sì, 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 dai, glieli do. Devo darglieli dal gruppo, raghi. Oh, no, no. Mi sono rimasti solo 200 Robux. Va bene, va bene. Prendo quella di sotto. Vabbè, ok, nel gruppo mi sono rimasti pochi Robux perché li devo usare per i video, quindi vabbè, prenderemo quella di sotto, ma ci andrà bene lo stesso, dai. Oh, raghi, mi sta mettendo anche le lucine e i palloncini. Ecco qua, oh, la ringrazio. Però voglio rifargli una domanda prima che se ne vanno. Ah, se non mi dai... aspetto i Robux, altrimenti devo bannarti. Ah, ok, ok. Oh mio Dio, ragazzi, che ansia. Una domanda, ma come mai un hotel solo ragazze? Perché, cioè... lui non è una ragazza, mi sembra strano solo ragazze, non lo so. Come mai? Le ragazze meritano tanto. Ah, ok, ok, beh, in effetti hanno bisogno di un posto sicuro. Va bene, ho capito, ho capito. La ringrazio, la ringrazio. Dove si possono rilassare? Vabbè, va bene, vi dirò. Mi sembra un posto molto rilassante, soprattutto fuori. Questa è la sua prenotazione. Oh, vi sta dando il ticket. Dammi il ticket, dammi il ticket. Oh mio Dio, che carino, è tutto fatto benissimo. Raghi, non so come mai mi avete segnalato questo tizio. Cioè, fino adesso si è comportato davvero bene. Buon soggiorno, ok, la ringrazio. Perfetto, abbiamo il ticket. In ogni caso non devo perderlo. Io mi vorrei fare un giro in realtà per l'hotel. Magari senza disturbare le altre stanze, non lo so. Magari c'è una spa che io non ho ancora visto, raghi, da vedere. Oh, ecco la sua colazione. No, vabbè, le ha fatto la colazione, raghi, che carino. Comunque mi sa che c'è un uomo nel suo hotel. Oh no. L'ha immediatamente bannato. Come si permette? Sì, sì, me lo immagino. Quindi fa anche le colazioni, che cosa dolce. Oh, guarda la mia piscina. Poverino, mi sembra disperato. Chiediamo a lei come si sta trovando invece. Ciao, ciao, scusa, posso chiederti una cosa? Oh mio Dio, mi sono avvicinata a lei e non mi sembra molto gentile, però. Come ti trovi in questo posto? Ci sono da una settimana addirittura ed è molto bello. Una settimana, raghi. Chissà quanti Robux sta pagando sta tizia. Sono nella stanza di sopra, mi faccio portare la colazione in camera a questo punto, ok? Raghi, a quanto pare qui i ricchi vivono... molto bene in questo hotel. Non sapevo si potesse fare un vero business su Brookhaven di questa cosa. E comunque non vedo più il tizio. Dopo che ha rimesso a posto la piscina è tipo sparito. Non c'è nemmeno nelle stanze? No? Sarà sotto? Forse della palestra. Forse sta mettendo a posto qualcosa di...
questo è interessante, raghi. Perché io so che quando mi date un nick c'è qualcosa che non va. Allora, non voglio infiltrarmi e creare tipo disastri o cose. Però vorrei tipo rimanere un po' qui e vedere se lui esce. Tipo qua, magari non mi vede. Oh, eccolo, era lì. Oddio, magari se lo rivedo passare. Che cacchio? Ma c'è la tizia, siete tutti pazzi? Raghi, cosa sta succedendo, scusa? Che succede? No, perdonami. Mi stava spiando. In che senso ti stavo spiando? Basta, me ne vado da quel. Raghi, se ne sta andando, cosa succede? Aspetta, dimmi che cosa è successo almeno. Lo voglio sapere anch'io. Raghi, se ne è proprio andata. Cioè, ha detto siete dei pazzi, ha preso e se ne è andata. Che cosa sta succedendo qua? Ragazzi, cioè, era qua da una settimana. Oh mio Dio, mi ha fatto prendere un colpo. Ma eri lì sotto, ma com'è possibile? Che cosa succede? Ho visto la chat, la ragazza è andata via. Ha detto che qualcuno la spiava. Ma come? Sarà stato lui? Oh mio Dio, il ragazzo di prima? Oddio, questo! Ma qui entrano un sacco di ragazzi. Beh, allora sicuramente sarà stato uno di questi. Guardatelo, l'inseguimento! Oh mio Dio! Mi fa troppo ridere questa scena. Beh, sicuramente sarà stata spiata allora da uno di questi ragazzi. Eccolo, perfetto. Ora barrichiamo tutto. Ok, raghi, gli do una mano perché ho visto che la situazione è un po' brutta. Così magari anche, insomma, i prossimi clienti che arriveranno potranno essere più sicuri, almeno più di quella ragazza. Meno male che non sono stata spiata io. Cioè, vi immaginate? Che brutta sensazione, aiuto. Raghi, io ci ho provato ad aiutarlo, a mettergliene un paio nella piscina, tanto per aiutare. Insomma, ok, direi che si è fatta proprio notte. Io me ne vado in camera col ticket. Lui è un po' arrabbiato. Buonanotte. Ok, io ora vado a passare la notte. Buonanotte. Mio Dio. Io spero che non mi cacci o mi ammazzi. Allora, qual era? Era questa qua. Che poi, raghi, io ho dato in realtà per scontato che fosse stato qualcun altro. Però dovrebbero esserci anche le telecamere qui in questa casa, no? E tipo in ogni stanza. Perciò, cioè, io non lo so se è stato in realtà il proprietario, oppure se davvero sono stati quei ragazzi. Allora, il proprietario mi sembra un tizio a posto, ma non si sa mai. Ah, mi ha dato il guest, meno male, posso spegnere la mia luce. Solo che adesso mi annoio, che cosa devo fare? Devo aspettare. Raghi? Ma questo è il proprietario! Che cacchio sta succedendo? Oh! Non ci credo, è sparito. No, ragazzi, l'avete visto tutti, l'ho preso dal video. È qua! C'è il lettino! Quel disgraziato dov'è? È fuori da casa sua. Tutto ok, ma tutto ok cosa? Ti ho visto benissimo. Sono entrati altri ragazzi per caso? Io sono qui a proteggere. Ma che proteggere cosa? Se sei tu lo stalker schifoso. Sapete cos'è? È arrivato il momento di andare a vedere che cosa c'è sotto. Io lo so che c'è qualcosa, perché tanto ognuno di questi ha qualche segreto, ragazzi. Voi non mi date un nome a caso. Me lo date perché c'è qualcosa che non va, oh mio Dio. Oh, c'è qualcosa. Lo vedo, no, devo mettere bene il lettino. Raghi, ce l'avevo quasi fatta. Aspetta, forse ce la faccio a leggere da qua. Ci sono palesemente, allora, delle telecamere. Ma c'è anche un cartello. Ok, ci sono. Stanza, controllo telecamere. C'è la luce e due telecamere. Raghi, quello di questo hotel è palesemente un pervertito. Altro che hotel solo per ragazze. Sì, solo per ragazze, perché lui le vuole spiare le ragazze, altro che proteggerle. Raghi, incredibile, ho capito che non mi devo fidare più di nessuno. Voglio uscire da qua. Meno male che vi ho fatto vedere il nome. Salve, tutto ok? Ops, questo non dovevi vederlo. Oh no, raghi. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo visto noi, sapete che cosa? Vabbè, mi ha bannato. Sono stata bannata da Saba, bla bla bla. Non mi interessa, meglio essere bannata io, ma aver fatto vedere che cosa schifosa fa questo tizio, raghi. Niente hotel su Brookhaven, ok? Solo quelli sicuri. Non solo quelli per ragazzi o per ragazzi, per favore.